Amici dell'Orienteering, benvenuti a Comacchio, la piccola Venezia, città dai canali e da dove si mangia anche molto bene, in special modo l'anguilla, ma è anche una città ricca di storia e poi tanti percorsi ciclabili e da fare a piedi. Siamo però al debutto stagionale dell'Orienteering di livello nazionale, due fantastiche sprint a tutta velocità, gustiamocela assieme! Sarà una sfida all'ultima punzonatura. Cos'è la punzonatura? La punzonatura è... Si potrebbe ipotizzare che la punzonatura è un metodo dell'Orienteering. È una cattivazione. Che consiste nell'utilizzare questo dispositivo. Cos'è la punzonatura? Una bella domanda. Dove tirano giù l'arrivo? Quando si dice gli ha dato una gran punzonatura. Se non sbaglio, eh. È la punzonatura. Dipende dal contesto. No, è un piatto regionale abruzzese. Ah sì, è quando lo sciame d'api. Qua parliamo di funzionatura delle lanterne. In un altro contesto. Timbrare qualcosa sui muri. La funzionatura è l'assegnazione dei numeri di corsa. Le cose cambieranno qui. L'anguilla, l'ha mangiata? No, è quella elettrica? È elettrica. L'anguilla? Dice che lei sia uno molto preparato. Mariani è preparato, sa tutti i bollettini anche degli anni scorsi, io non so nulla. 750 atleti, ma solo un vincitore per ogni categoria. Scopriamo chi. Andiamo ad ascoltare così la voce dei vincitori qui a Comacchio. Un Francesco Mariani elettrico. Sì, dai. Sgusciava in queste calli come un'anguilla. Dai, sì, me la son cavata, possiamo dire. Segreto per una perfetta anguilla. Questa domanda non me l'aspettavo. Ha mai sentito parlare dell'anguilla elettrica? No. E della punzonatura elettrica? Sì, questo sì.